Sifnos è un'isola greca delle Cicladi occidentali, un gruppo di isole al centro del mare Egeo, ed è situata a 70 miglia marine a sud del Pireo, il porto di Atene. Sifnos è un'isola con una ricca storia millenaria. All'inizio del terzo millennio avanti Cristo, nell'area di Agios Sostis, era attiva la prima miniera d'argento conosciuta al mondo. Dagli studiosi si ritiene che l'attività di questa miniera abbia contribuito in maniera decisiva al passaggio dell'umanità dall'età della pietra all'età del bronzo. La cava d'argento, insieme alle altre cave, d'oro, di bronzo, di ferro, rese Sifnos uno dei luoghi più ricchi del mondo antico e la fece diventare un centro della civiltà protociclàdica. Oltre alle miniere c'erano cave di pietra sifneica da cui si producevano famose superlettili da tavola come i bicchieri sifneici. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce insediamenti e tombe ad Acrotirachidi Platisgialos e alla punta di Vathy. Sulla collina di Agios Andreas si estendono per una superficie di circa 10.000 metri quadrati le rovine di un'importante, eccezionalmente ben conservata e ben scavata Acropoli Micenea, XIII secolo a.C., con reperti che risalgono al periodo neolitico. Oggi sulla collina vicino all'Acropoli funziona un museo con i reperti degli scavi dell'area. Per gli scavi archeologici e per aver riportato alla luce l'Acropoli di Agios Andreas, la Grecia ha avuto nel 2012 il premio di Europa Nostra come esempio eccezionale di preservazione dell'eredità culturale. Il tesoro dei Sifni che avevano costruito lì in marmo bianco di Paro era la prima costruzione interamente marmorea della Grecia continentale. In questo capolavoro della scultura arcaica furono usate cariatidi al posto di colonne, all'incirca un secolo prima che venissero usate nell'Eretteo dell'Acropoli di Atene. Come in modo significativo dichiara Manolis Andronikos, il primato della scultura giunge nel tesoro dei Sifni al punto più alto, con la sua plastica, ricca e straordinaria decorazione. I Sifni furono i primi a coniare monete d'oro nel mondo greco e da loro è attribuita anche l'incisione delle due facce delle monete. L'isola raggiunse il suo acme intorno al VI secolo a.C. In quell'epoca nell'isola c'erano quattro acropoli e tre insediamenti. In uno degli antichi insediamenti, nell'Astu, attualmente Castro, insieme ad altri bellissimi edifici, c'era il Pritaneo, un'agorà costruita in marmo bianco di Paro, un grande tempio e un teatro di Dioniso. L'insediamento di Castro è stato abitato senza soluzioni di continuità dall'antichità ad oggi e, nonostante il passare degli anni, conserva ancora immutato il suo carattere medievale. Si presenta in verità come un museo all'aperto, stretti vicoli pieni di sarcofagi scolpiti,
colonne antiche inserite nelle abitazioni, le logge, porticati di accesso alle case, e naturalmente i resti dell'antica acropoli che sovrastava sulla sua cima con la mura di marmo sifneico che la circondano. VI secolo a.C., le uniche mura di marmo di questo periodo nelle Cicladi. Per proteggere la loro ricchezza da attacchi nemici, i Sifni costruirono una rete di torri per tutta l'estensione dell'isola. La continua indagine archeologica ha rivelato già 76 torri, cioè più di una torre per chilometro quadrato. Le torri erano costruzioni circolari a due piani e sono datate dal VI secolo al III secolo a.C. Erano usate sia come fortificazioni, sia come punti di ricevimento e di invio di messaggi, con segnali di specchi o di fumo. Comunicavano con le altre torri e le acropoli dell'isola, ma anche con le isole vicine e il Peloponneso, quando lo consentivano le condizioni atmosferiche, dando informazioni sui nemici o altre minacce. Oggi alcune delle torri sono facilmente raggiungibili, mentre alcune altre necessitano di una buona camminata e pazienza per essere identificate e raggiunte. Dal 2003, circa 2500 anni dopo il loro primo utilizzo, ogni anno, la vigilia di Pentecoste, decine di volontari si sparpagliano per le antiche torri e le acropoli e rinnovano per diversi minuti il sistema di comunicazione delle torri, inviando all'arcipelago un messaggio di amore e di ottimismo. Tutta l'isola è stata definita con un decreto ministeriale nel 1976 località di particolare bellezza naturale. Gli abitati centrali sono protetti dal 1962 come luoghi di particolare bellezza naturale. A Sifnos ci sono luoghi definiti località di bellezza infinita come Pulati e Krisopigi. Sifnos è un'isola adatta al turismo escursionistico. Innumerevoli antichi sentieri in pietra o in marmo, sparsi in tutta l'isola, conducono ad antiche chiesette e monasteri, mentre altri consentono di arrivare a spiagge che altrimenti sarebbero raggiungibili solo dal mare. L'area che va da Profeta Elia fino alle coste occidentali e al mare è stata inserita nella rete europea delle aree naturali protette, conosciuta come Natura 2000. Nelle spiagge di Camares e di Vatti fiorisce il piccolo giglio della sabbia, Pancratium maritimum, che viene chiamato anche piccolo giglio della Madonna, perché fiorisce il 15 agosto e che è stato definito dal Consiglio d'Europa specie rara e minacciata.
Le opere dell'uomo di eccezionale senso estetico, che si caratterizzano per senso della misura e plasticità, si legano armoniosamente alla bellezza naturale e rendono Sifnos ricercata per la sua cultura locale, la sua architettura e la qualità delle persone che sono riuscite a mantenere l'isola ben tenuta fino al giorno d'oggi. Alcune delle caratteristiche dell'architettura sifneica sono le case bianche, i tetti piatti, in modo che venga raccolta la preziosa acqua piovana nelle cisterne, i flari, comignoli di terracotta, i cortili lastricati in pietra e i sentieri con gli armi, linee bianche che contornano le pietre, i mulini a vento, i colombai, gli innumerevoli monasteri e chiesette, e naturalmente i muretti a secco che si trovano dovunque e servono sia per trattenere la terra e l'acqua piovana nei campi, sia per delimitare le proprietà. Ai nostri giorni, studiosi dall'America e dall'Europa giungono ad ammirare e a studiare l'architettura cicladica e bioclimatica a Sifnos. Sifnos ha presentato un precoce sviluppo nella formazione e nella cultura letteraria. La prima scuola conosciuta dell'isola era attiva a Castro agli inizi del XVII secolo. Da allora scuole elementari, ginnasi, educandati, scuole di filologia e retorica, scuole di grafica e di altro genere costituiscono una ricca tradizione nel campo dell'educazione. Principale tra tutte la scuola del Santo Sepolcro, attiva da circa la metà del XVII secolo, conosciuta come Scuola dell'Arcipelago, che costituì il primo caso di istruzione superiore, la cui fama le guadagnò riconoscimenti in tutta la Grecia. Tra i suoi allievi dei primi tempi e poi tra gli insegnanti della Scuola del Santo Sepolcro troviamo Nikolaos Chrysogelos di Artemonas, primo ministro dell'istruzione del moderno Stato greco. E la tradizione continua con una quantità di insegnanti di Sifnos che nel XIX e XX secolo inondarono il mondo greco dandogli luce e cultura. Con giornalisti, editori, tipografi, studiosi delle tradizioni popolari, poeti, disegnatori, storici, pittori, artisti. Con Iannis Gripari di Artemonas, poeta, importante traduttore che fu anche il primo direttore del Teatro Nazionale e fu insignito del premio per la letteratura e le arti dall'Accademia di Atene. Con Apostolos Makraki di Katavati, colto filosofo e teologo, la cui opera è notevole. Con Aristomenis Provelengios di Exambela, poeta, traduttore, professore di filologia, parlamentare e accademico. Con Cleantis Triandafilos, combattivo giornalista, editore e poeta satirico. E con innumerevoli artisti, studiosi ed eruditi fino ai nostri giorni.
Nel 2007 l'ente svizzero del turismo ha premiato Sifnos a Lugano come l'isola dei poeti e della cultura. A Sifnos la tradizione è intrecciata con la quotidianità. Il Capodanno, il Carnevale, la Pasqua, il 1° maggio, l'Ascensione sono giorni dell'anno che i Sifni festeggiano seguendo antiche abitudini e tradizioni. Alcune delle usanze che il passare del tempo non è riuscito a spegnere fino ad oggi sono i calendà del Capodanno, le feste dell'onomastico e i matrimoni sifneici. Una tra le usanze di Sifnos, dovuta all'intensa religiosità dei suoi abitanti, è costituita dalle feste religiose. Il pomeriggio della vigilia della festa di un santo, i fedeli seguono il rito della sera nella chiesa e mangiano tutti insieme nelle tavolate tradizionali, un'abitudine che risale alle agapi proto-cristiane. Il pasto include minestra di ceci e olive come primo piatto, agnello con pasta o patate come secondo. E le tavolate vengono apparecchiate in continuazione, finché non hanno mangiato tutti i partecipanti. La festa più importante di tutte è quella della patrona dell'isola, la Madonna di Crisopigli, che si festeggia il giorno dell'Ascensione e fa correre gente da tutta l'isola e non solo. Anno hanno luogo decine di manifestazioni culturali nell'isola, che sono organizzate principalmente dal comune di Sifnos e dall'associazione culturale di Sifnos e che affollano notevolmente il periodo estivo: mostre d'arte, rappresentazioni teatrali, serate letterarie, proiezioni cinematografiche, concerti di ogni tipo di musica, presentazioni di libri e così via. L'arte della ceramica, principalmente grazie alla particolare argilla locale e ai maestri artigiani, continua dall'età del bronzo fino ad oggi ed ha reso Sifnos famosa sia per la varietà e la qualità dei prodotti, sia per lo sviluppo della tecnologia della ceramica. Molti Sifni si sono stabiliti in parecchie parti della Grecia e hanno insegnato la loro arte, a Paros, Kithnos,
Atene, Egina, Volos, Mitilene, Creta, Salonicco, Kalamata ed anche in Etiopia, Congo, New York. In Cile, i vasai di Sifnos quasi hanno monopolizzato il mercato. Il periodo della massima fioritura della ceramica nell'isola fu agli inizi del XIX secolo, quando i 48 forni di Sifno mandavano prodotti in ceramica dalla Turchia fino all'Egitto e da Malta fino in Palestina. Oggi sono attivi sull'isola 18 laboratori di ceramica, dove si possono ammirare i vasai al lavoro e si possono acquistare delle famose ceramiche sifneiche. Selezionati i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento insieme alle pentole di terracotta e alla passione ha creato una ricca tradizione culinaria e una cucina prelibata. Chef di Sifnos è diventato un libro di cucina. Si tratta di Nikolaos Tselementes di Exambela, che studiò e insegnò l'arte della cucina e fu chef in molte ambasciate straniere e che nel 1910 scrisse e pubblicò il primo libro con le ricette di cucina, il famoso Tselementes. Seguendo le orme di Tselementes, molti sifni hanno studiato e praticato l'arte della cucina, principalmente all'estero, e sono diventati noti. Molti giovani ancora oggi seguono questo gustoso percorso. Agli inizi di settembre si organizzano ogni anno da parte dell'Associazione Culturale di Sifnos ad Artemonas i tre giorni del Festival di Cucina Cicladica Nikolaos Tselementes. Vi prendono parte rappresentanze delle isole Cicladi, che presentano le loro ricette locali e apparecchiano tavoli con cibi locali e dolci per tutti i visitatori. Il festival include molte manifestazioni parallele e mostre ed anche gare di cucina e pasticceria. Nei testi di viaggiatori europei su Sifnos dei secoli passati c'è una menzione particolare sulla pulizia e la cura da parte dei suoi abitanti. Ma anche molto più tardi, nel 1930, in una enciclopedia si trova scritto: gli abitanti di Sifnos sono noti per la loro accurata pulizia e sono chiamati per questo gli olandesi d'Oriente. Oggi questa pulizia è tanto degna di nota che l'isola merita il titolo della meta turistica più pulita in Grecia. Thank you.
Nel 2012 la rivista National Geographic ha classificato Sifnos tra le 10 isole più attraenti del mondo,